Action. Amici sportivi, buon pomeriggio. Siamo allo stadio Simonetta Lamberti per la prima gara del girone di ritorno. È un po' atipico questo match, che di fatto apre il girone di ritorno, ma lo apre quando siamo ancora a dicembre. È un match salvezza, non tanto per il Pescina, che dopo la vittoria di domenica scorsa con il Potenza si è rilanciato in classifica, seppur questa classifica rimane ancora molto corta. Per la Cavese è una sorta di gara della verità, anche se la squadra di Stringara arriva a questo match con una serie di assenze anche importanti. Punteggio è sempre di Cavese 0, Pescina 0. Amici che ci seguite da casa, con la formazione della Pescina che in area di rigore si porta solo davanti al Russo, con Bettini che ha avuto una clamorosa occasione all'altezza del dischetto del calcio di rigore sulla fascia sinistra. Avanza Cesar che ha avuto la meglio, viene in avanti Cipolla, rincorso da Dorsi in area di rigore, cade a terra Cipolla, calcio di rigore per il fallo di Dorsi. 3 minuti e già calcio di rigore, il secondo consecutivo che riceve la Cavese contro. Batte Bettini, il tiro, palla sul palo alla destra di Russo e poi Bacchiocchi mette fuori e l'abbiamo scampata bella. Riparte ancora Franziel, la sponda di testa a servire un compagno in area di rigore. Cesar, c'è anche Dorsi che lascia sfilare stavolta l'avversario, poi ancora in area di rigore il Pescina, pericolosamente con la battuta che si stampa sulla schiena di Carbonaro, palla messa fuori dall'area. Stringara guarda quello che accade. Scartozzi, palla in avanti, Scartozzi per Turienzo, Turienzo e Blanchard, in vantaggio Blanchard, il numero 3 del Pescina, perde palla sulla pressione di Turienzo che si avvicina in area, entra ora in area di rigore Turienzo dalla destra, il pallone al centro per il colpo di testa di Favasulli e poi la doppia parata del portiere con il gol di Bernardo. Il gol di Bernardo, Cavese in vantaggio, ma molto bravo Turienzo a sottrarre palla all'avversario sulla fascia laterale destra, ha rimesso un pallone al centro, doppio pinacolo di Bifulco, prima su Favasulli poi su Bernardo, un po' molle per la verità la Cavese nel concludere a rete in questa circostanza. Fortunatamente sulla respinta, la seconda respinta di Bifulco, è arrivato Bernardo convinto, ha messo la palla in rete. Il Pescina ha protestato per un presunto fallo su Bifulco. Riesce a servire Maiorano all'indietro per Cipriani, Gigi Cipriani in corso da Franziel che è un giocatore che non molla mai, servito Bernardo, ora Schetter in avanti, Schetter per Favasulli, molto bene a sinistra Favasulli, vede l'inserimento centrale di Turienzo, palla al centro, Turienzo lascia scorrere il pallone, era interessante stavolta l'iniziativa di Turienzo che non poteva prendere la palla, nel cuore dell'area di rigore ha lasciato scorrere il velo che però è stato preda di Molinari, ma ancora Favasulli, lato corto dell'area di rigore, da sinistra al centro Turienzo, palla messa in calcio da angolo da Bifulco, che miracolo Bifulco, sotto misura al 25esimo. Attenzione studio, Cavese che raddoppio con Bernardo, Cavese 2 Pescina 0, il cross di Carbonaro, il velo di Turienzo che aveva dato il via all'azione e il colpo di testa sul secondo palo di Vittorio Bernardo. Cavese 2 Pescina 0, doppietta di Vittorio Bernardo. In vantaggio Maiorano su un avversario, si gira l'ex Sorrento, viene agganciato sul piede d'appoggio da Stefano De Angelis e il signor Zanichelli assegna il calcio piazzato quando i minuti sono 37 circa per tentare un traversone. Così Scartozzi prova il tiro con Bifulco che mette in calcio d'angolo, conciliabolo lì sulla tre quarti che sembrava dovesse far partorire un traversone, invece Scartozzi è andato al tiro, Bifulco era ben posizionato. Ancora Alessandro Birindelli, l'ex juventino, serve ancora Locatelli centralmente per Franziel, ai 30 metri il tiro di Franziel, un metro alla sinistra di Russo con la deviazione di Gigi Cipriani che va a battere proprio Cesar, palla al centro, due uomini che si trattengono, il tiro è sulla linea, un giocatore della Cavese allontana, si tratta di Favasulli, mischione in area che poi Turienzo mette fuori. Molinari, Blanchard e Cesar, a metà campo invece Locatelli, De Angelis sono i centrocampisti, mentre ancora Turienzo dalla sinistra, il tiro viene bloccato dal portiere Bifulco, potrebbe essere una soluzione soprattutto se dovesse inserire qualche altro uomo pericoloso il Pescina, con Berra in aria, ora Franziel che mette il pallone in gol, Cipolla sull'assist di Berra, Cipolla dalla destra ha calciato in rete con il colpo di testa di Franziel che ha trovato la sponda per Cipolla alla sua destra, ha messo in rete sull'uscita sotto misura di Russo, nulla da fare, e al 20esimo minuto si riapre la partita e può ripartire la Cavese con Favasulli. Bacchi si propone a sinistra, l'ex paganese va alla Cavese, Bacchi si accentra, cerca un compagno, si tratta di Turienzo, limite dell'area, Turienzo sta per entrare in area, invece di tirare ha cercato il controllo ed è stato fermato da Molinari in calcio d'angolo.
Tiene palla ancora Rapino, Scartozzi lungo in avanti, ha capito tutto però il Pescina, ma per un attimo, perché ha ribattuto sui piedi di Bernardo. Il tiro con il sinistro, palla che termina un metro e mezzo alla sinistra di Bifulco. Gli applausi scroscianti però per Vittorio Bernardo, i minuti 41. Il cronometro vorremmo spingerlo più avanti. Cavese 2, Pescina 1. Rilancio di Russo con Birindelli che è in vantaggio su Turienzo. Poi il lancio per Tarantino che non è in fuorigioco. Tarantino al limite dell'area sulla sinistra. C'è Molinari da superare. Tarantino aspetta un compagno. Punta un avversario. Poi il tiro con la respinta da parte di Bifulco con i pugni. Palla lunga dell'estremo difensore Varesino. E la Cavese torna probabilmente al successo. È così. Dopo due mesi è l'urlo liberatorio dell'Amberti. Cavese batte Pescina 2-1. Cavese che ritrova un pizzico di luce in fondo a questo tunnel. Non è finita, ma almeno possiamo dire è iniziata la rincorsa verso la salvezza.